Tutti noi nella gestione della nostra azienda dobbiamo avere un conto corrente perché un conto corrente è obbligatorio. Se anche tu vuoi come me aprire il conto online, ti lascio tutte le informazioni in descrizione e il link per poter ottenere anche un vantaggio. Trovi in descrizione tutto. Sono Carlo Alberto Micheli, avvocato, fiscalista e fondatore di myaccounting.it. Allora, siccome io ho già costituito la mia società e c'è un video sul mio canale dove si chiama la mia nuova SRLS, è giunto il momento di aprire il conto corrente perché ho deciso di attivare questa società a far data dal 2021. Quindi ho scelto di aprire un conto corrente online. Voglio farlo direttamente qui in diretta e scrivendo conto corrente online ne appaiono diversi. Vediamo insieme, quindi c'è sia Mediolanum, UniCredit conto corrente, Findomestic, conto.com, su facile.it vi fa da, diciamo, motore di ricerca di diversi conti, ING, WeBank, WeDiBa, UniCredit e così via. Tra le sponsorizzate c'è anche conto.com. Io ho deciso di aprire il mio conto corrente online con conto. Perché? Perché dice, e lo so perché l'ho già fatto con un'altra mia azienda, che puoi aprire il conto in pochissimi passi. Qui ti dice addirittura apri il conto in 5 minuti. Quindi io sono qui adesso per verificare se effettivamente è così, quindi effettivamente si può aprire un conto corrente in 5 minuti. Poi cerchiamo di capire anche quali sono i vantaggi di questo conto corrente online e se ci sono delle pecche all'interno di questo servizio. Allora, questo è il sito di conto, si può provare gratis fino a 30 giorni, poi si parla di 9 euro al mese. Ci sono vari servizi, tra cui il tuo business, se sei azienda o professionista, funzionalità, quindi conti multipli, strumenti contabili, gestione delle spese di team, servizi partner e integrazione. E poi i metodi di pagamento che ci sono e le tariffe. Partiamo dalle tariffe, che è la cosa più interessante. Si parte da un profilo solo, 9 euro al mese, poi un profilo standard 29, premium 99 oppure corporate su richiesta. Dipende quanta roba poi alla fine uno deve fare. Io aprirò partendo con un conto solo da 9 euro. Voglio capire effettivamente se ci vogliono 5 minuti oppure no, perché nell'apertura del conto corrente ho telefonato a qualche banca per avere l'appuntamento e solamente per avere l'appuntamento magari ci voleva una settimana oppure non c'era responsabile dello small business e così via. Quindi ho scelto per questo conto online, vediamo se davvero si apre il conto e abbiamo l'IBAN in 5 minuti. Non mi voglio soffermare sulle funzionalità aggiuntive perché poi ho visto che sia costituire la società in realtà non è assolutamente conveniente perché è un servizio di intermediazione dove costa per un SRL 1000 euro e si può fare anche senza servizi di intermediazione. Così come la parte contabile non mi interessa perché generalmente gestisco tutto con myaccounting.it e quindi non ho bisogno di un software di intermezzo quando ci sono già i software di fatturazione elettronica che gestiscono questa fase transitoria. Mi voglio concentrare quindi sugli aspetti relativi al conto corrente semplice e al bancomat o carta di credito che viene di conseguenza assegnata ai clienti. Come si costruisce il tutto? Allora, cliccando su Apri il conto, si apre questa schermata dove ti chiede dove è domiciliata la tua impresa. Facciamo partire il cronometro, via. Allora, Italia, inserisco l'indirizzo email, è arrivato il codice di conferma. A questo punto è il momento di creare una password. Prepara i seguenti documenti per ottenere più velocemente il tuo IBAN, nome o numero di registrazione della tua impresa, il tuo documento di identità e un telefono con una fotocamera. Allora, un po' ho barato perché ti chiedono tre cose e io mi ero già munito del mio documento di identità, avevo già preparato i dati della mia azienda e ho sotto mano il cellulare con una fotocamera perché dobbiamo fare tutto. Però il cronometro continua a scorrere e vediamo se riusciamo davvero a ottenere l'IBAN in 5 minuti. All'interno di conto c'è già un motore di ricerca delle imprese, quindi basterà inserire o il nome dell'azienda o il codice REA o il numero di partita IVA che automaticamente l'applicazione e il software individuerà la tua impresa e il legale rappresentante. Inserisco quindi la partita IVA della mia società SINS 82 SRLS. Ecco qua, trovata. La società è stata trovata, SINS 82 SRLS, società responsabilità limitata semplificata, data di costituzione 3 luglio 2020. E infatti, se vai a vedere il video, è di quel periodo dove io racconto che ho costituito la mia nuova società. Dà inoltre il numero di registrazione e la partita IVA. Quindi, inserendo un dato di riferimento, già automaticamente compaiono tutti i dati della tua azienda. Quindi, questo semplifica.
molto, perché spesso e volentieri quando ci si reca in banca dobbiamo portare documenti, inviarli per mail, li devono caricare, c'è da firmare un sacco di fogli. Invece qui è la procedura è abbastanza veloce, come dicono. Automaticamente ha individuato in me il legale rappresentante della società e quindi mi chiede conferma se sono io, Carlo Alberto Micheli. Vado a confermare che sono il legale rappresentante, metto tutti i vari dati, eccoli qui, paese di nascita Italia, comune di nascita, io devo andare a cambiare perché io sono nato a Viareggio, 550949 Viareggio, paese di nascita Italia, 22/12/82, confermato. Si deve poi inserire il numero di cellulare che non ve lo faccio vedere ma lo inserisco in diretta. Ho inserito il numero di cellulare, ora a questo punto mi chiede il documento, passaporto, permesso di soggiorno o patente di guida Unione Europea. Io seleziono patente di guida. A questo punto, arrivati quindi all'identificazione, dobbiamo continuare sul dispositivo mobile. Continua sul tuo telefono. Nella prossima schermata avrai accesso ad un link sicuro per il tuo telefono. Ti aiutiamo a scattare la tua foto, dovrai utilizzare di nuovo il tuo computer per continuare. Quindi si va, QR code, scansioniamo il QR code. Il QR code non lo prende e quindi continuiamo con l'SMS, inseriamo il numero. Ho ricevuto l'SMS e si è aperto il link sicuro. Allora, partiamo con la patente. Con una semplice procedura accedendo a un link con il telefonino ho caricato le immagini della patente fronte retro, così come richiesto dall'applicazione. Completata quindi la scansione con il telefonino, il dispositivo ti dice allo stesso tempo di tornare sul computer per continuare la procedura direttamente dal PC. Procedo con la verifica, devo inserire il mio indirizzo. Inserito l'indirizzo si passa alla verifica antiriciclaggio. Nella verifica antiriciclaggio si devono andare a indicare tutti i possessori delle quote che hanno più del 25%. Se hai meno del 25% di un SRL non si devono inserire altri documenti. Chiunque invece ha più del 25% nelle aperture dei conti correnti e situazioni finanziarie bisogna poi identificare tutti quelli che ne fanno parte. In questo caso la mia SRLS è unipersonale, quindi sono titolare effettivo, non c'è problemi. Scelgo il piano 9 euro un mese gratuito, accetto termini e condizioni, inizia. A questo punto mi fa scegliere la carta, se voglio la carta quella gratuita One, quella Plus 6 euro al mese, oppure se voglio quella Metal a 20 euro al mese. Cambiano i vantaggi, a me non interessa, ognuno di voi può verificare tutto con il link in descrizione e quindi scegliere la carta che più gli piace. Una volta scelta la carta posso anche decidere a quale indirizzo farmela inviare. La cosa divertente della carta di conto è che ti puoi scegliere il PIN. Questo è divertente perché di solito uno deve ricevere il PIN, invece la piattaforma ti fa dire direttamente scegliere a te un codice di 4 cifre. Inserisco il mio codice che non ti farò vedere, lo inserisco nuovamente. A questo punto la mia carta è stata ordinata, arriverà direttamente al mio ufficio, inizia poi tutte le verifiche a livello bancario che dovrà la procedura cominciare, ma c'è scritto sul menu che io posso iniziare a usare conto. Ok, questa è la mia dashboard, ottimizza la gestione dei tuoi conti, chiudi. C'ho zero soldi, ma effettivamente il conto corrente è aperto e questo è il mio IBAN che ho opportunamente coperto perché altrimenti mi potresti mandare un bonifico gratuito. Durante tutto questo video ho tenuto il cronometro per verificare se effettivamente è possibile aprire un conto corrente in 5 minuti online. Per me questo conto corrente è veloce, smart, utile, ho fatto presto davvero ad aprirlo, avevo bisogno di aprirlo nel breve per ottimizzare tutte le funzionalità del mio nuovo progetto Performa e quindi sono riuscito, ho il codice IBAN e sono pronto per operare. Ti ricordo che in descrizione al video trovi tutte le informazioni e il link per aprire anche te il conto e ricevere direttamente un omaggio. Se ti è piaciuto questo video lascia un like, iscriviti al mio canale e resta sempre aggiornato con tutte le mie pubblicazioni cliccando sulla campanella. Ti aspetto al prossimo video.